Dal prossimo marzo tutti i cittadini potranno consultare online i valori sulla qualità dell'aria nella zona industriale di Bellocchi, espressi dalla centralina posizionata in via Ottava Strada, a ridosso della ditta Profiglas. Tutto questo grazie ad un accordo unico a livello regionale stipulato tra privati, nella fattispecie proprio la Profiglas, che si è accollata il costo della centralina, e pubblico, Regione, Comune, ARPAM e ASUR, che valideranno e gestiranno i dati espressi dalle apparecchiature montate all'interno della postazione e che rassicureranno gli abitanti della zona su ciò che respirano. L'amministrazione comunale è riuscita a fare da regia questa operazione, ha messo assieme tutti quei soggetti che avevano competenze insieme agli operatori privati e siamo riusciti a realizzare l'installazione di questa centralina che monitora tutta la zona industriale. Qui si è messo attorno allo stesso tavolo ARPAM, Regione, ASUR, imprenditori e amministrazione comunale e siamo riusciti a fare questo monitoraggio costante dando una risposta al territorio e soprattutto anche un'operazione di prevenzione qualora ci fossero dei valori sballati. È un gioco di squadra, l'obiettivo è quello di dare ai cittadini l'informazione relativamente all'aria che respirano. Credo che sia un dovere da parte della pubblica amministrazione, non è scontato perché questo è il primo esperimento a livello regionale e tra i primi a livello nazionale, quindi non è un dato scontato ma è una volontà precisa che è quella di dare trasparenza, offrire trasparenza ai cittadini. I cittadini devono sapere l'aria che respirano. Credo che questa mattina stiamo praticando un esempio di buona e sana amministrazione. La Regione Marche ha la ferma intenzione, aggiunge Minardi, di creare le condizioni per uno sviluppo industriale ecosostenibile, ecocompatibile. E grazie a questa centralina potranno essere monitorate ben 4 zone diverse nell'area, dato che questa è di tipo rilocabile. Quello che stiamo monitorando istante per istante sono gli ossidi di azoto, e per il momento i valori sono molto bassi, abbiamo confrontato i valori che sta misurando questa centralina con quelli della centralina di via Montegrappa a Fano e quelli di via Scarpellini a Pesaro. Quella di via Montegrappa è una centralina da traffico dove infatti i valori degli ossidi di azoto sono ben più alti di quelli della Profiglas, di quelli della centralina Profiglas, mentre quelli della centralina Profiglas sono perfettamente confrontabili con quelli di via Scarpellini a Pesaro, che diciamo è una centralina da zona tranquilla, quindi per il momento gli ossidi di azoto sono sicuramente molto bene. L'ultima cosa sono i metalli, perché questa centralina ci consente attraverso un'aspirazione su filtri anche di andare poi a determinare i metalli. Anche qui siamo partiti, stiamo un po' mettendo a punto il sistema, però già i primi dati che abbiamo ci mostrano come i valori sono anche in questo caso molto al di sotto dei limiti.